Stefano Rolando, abbiamo sentito da tempo parlare di Brand Milano, ma cos'è esattamente? Beh, il brand è un'espressione, diciamo, del gergo ormai manageriale, aziendale, anche se viene da un termine antico, perché viene da un termine, credo, nordico, delle lingue celtiche, per cui era il modo con cui si marchiavano gli animali, i greggi, il modo di marcare, di dare un segnale a un possesso, a una proprietà. E questa parola identifica per le aziende, e naturalmente lo identifica per i paesi, per i territori e per le città, come potremmo chiamarlo, il patrimonio simbolico collettivo. Tutto ciò che è simbolicamente rappresentato nel nome di una città, come di un'azienda, e che quel nome evoca. Quindi è una storia, la sedimentazione dei fatti, la costruzione dell'identità e, quel che è più importante per l'economia, la proiezione di questa identità negli altri, che magari non conoscono, ma immaginano, e quindi è anche il fattore da cui dipende l'immagine di quell'azienda, di quel paese, di quella città. E allora il brand Milano? Ecco, il brand Milano è il brand Milano. Il brand Milano è una scatola nera, come c'è il brand Italia, come c'è il brand dell'Europa, come c'è il brand di Roma, che racchiude tutto ciò che di buono e forse anche di meno buono noi stessi milanesi, ma anche tutti gli altri fuori da Milano, senza conoscere ma immaginando, pensano di questa città. È la scatola che racchiude gli elementi di fondo su una delle più importanti leve dell'economia competitiva, che è l'attrattività. Ho una buona immagine di quella città, ci vado, e quindi influenza il turismo. Ho una buona idea del mondo del lavoro che c'è in una città, e quindi porto le mie idee o voglio lavorarci. Tutto il sistema relazionale, tutti i flussi legati alle persone, agli studenti, ai professori, alle ricerche, ai capitali, al turismo, hanno un principio di attrattività, che la gente vuole o non vuole, vuole andarci o non vuole andarci. E questa cosa dipende dall'offerta, ma dipende molto e largamente dall'immagine. Ecco perché sempre più oggi l'immagine di una città, per esempio, stiamo parlando di città, si misura. Per cui esistono nel mondo ranking importanti nel campo dell'immagine delle pubblica, delle città e delle nazioni. Sono oggi gli inglesi e gli americani prevalentemente a svolgere questi ranking. Gli americani lo fanno partendo dall'opinione degli opinion leader, cioè della classe dirigente. Gli inglesi invece lo fanno su un panel internazionale di opinione pubblica vera, quella che proprio non conosce ma immagina, e ti dicono annualmente qual è il tuo posto in graduatoria, sei primo o centesimo, e quando ti sposti da un posto all'altro della graduatoria, perché sei sceso, perché sei salito. Allora, attorno al brand della città di Milano si lavora in maniera complessa, perché è una storia complessa. Stiamo parlando di 2000 anni di storia di una città che ha conosciuto tantissime cose, occupazioni, cambiamenti, vocazioni, e soprattutto nell'età moderna cambiamenti della propria stessa identità. Milano si è sentita a un certo punto una città con un'immagine e quindi con una percezione di sé disallineata dal proprio paese. L'Italia era il bel giardino, la cultura, il bell'ambiente, così il mondo la viveva e così l'Italia si promuoveva, continua a esserlo nell'immaginario collettivo internazionale, anche se noi facciamo nefandezze dalle immondizie di Napoli a qua e là, ma la mafia, ma noi nel mondo restiamo ancora il bel giardino e abbiamo una buona posizione nei ranking internazionali. Milano da metà dell'Ottocento, insomma, ma forse anche da prima, ma ha cominciato lentamente a sentire la propria identità disallineata a quella del paese. No, Milano ha fatto la scelta di essere non il bel giardino, la città colta, la città dei belli ambienti attorno, delle stesse, diciamo, patrimonio culturale, ma la città industriale. Questo essere città industriale l'ha fatta entrare nel Novecento, il senso dell'Expo dell'inizio del Novecento è stato questo, con l'idea di essere
fortemente legata alla nuovo, all'innovazione, a quella storia di rivoluzione industriale che ha attraversato l'Europa e che ha fatto di Milano la città più vicina a quel modello. Ecco, ma a questo punto il brand è anche un problema di comunicazione, è un problema di lavorare attorno al brand. E a questo punto dove stiamo? Dove siamo? Sì. Cosa si sta facendo? Lo dico subito completando solo la riflessione che facevo, perché questa città industriale che si percepiva come industriale naturalmente è cambiata, le industrie non ci sono più, la città è diventata una città creativa, ha cercato però di tenere insieme l'economia industriale e l'economia creativa, l'immagine di città industriale e l'immagine di città. Siamo entrati in una terza fase ancora, che è diventata quella di una città diventata, come dice Piero Bassetti, glocal, cioè che conta perché sta nei punti alti di sistemi a rete mondiali che non dipendono più dalla mediazione degli stati. Allora Milano ha chiarezza su che cosa è se stessa, ma soprattutto ha chiarezza di come, a fronte della possibilità data da Expo, si vuole raccontare? Tutti abbiamo visto come gli inglesi hanno usato le Olimpiadi per fare 2 ore all'inizio di quelle Olimpiadi nel 2012 di racconto della loro storia. Un gruppo di lavoro che ha lavorato per 7 anni per decidere come raccontare la storia di quel paese. E la scelta fatta da quel gruppo è stata quella di scegliere pagine di una storia che sono molto patrimonio locale per gli inglesi, ma sono anche patrimonio per il mondo. Shakespeare, da Shakespeare ai Beatles, da Milton ai Rolling Stones, sono pagine che contano per gli inglesi e che contano per il mondo. Gli inglesi volevano dimostrare che il loro brand è un brand locale e mondiale al tempo stesso. Noi che cosa abbiamo in testa di fare con Milano e l'Italia? Che racconto vogliamo fare? Questo tema è stato sollevato l'anno scorso, è il tema di cui io mi occupo anche a livello universitario, le mie ricerche, i miei studi recenti, la mia evoluzione di approccio alla comunicazione pubblica sta andando sempre più, come va in Europa, verso il branding pubblico, perché è il modo con cui si fa comunicazione di racconto identitario e competitivo. Ebbene, un seminario nel 2012, voluto dal sindaco di Milano, alle porte di Milano, ha permesso di far emergere questo tema. Su questa materia bisogna fare un po' di ricerca e capire qual è lo stato reale della nostra immagine, della nostra identità e del modo con cui essa è mediatizzata. E poi lavorare intensamente a una trama di racconto che usi tutte le superfici messe in piedi da Expo per essere fatta in maniera, attenzione, non propagandistica. Brand non è proprietà del governo o delle istituzioni, è proprietà di un popolo e quindi deve essere in qualche modo la società a vivere il modo di pensare al cambiamento della propria immagine, al cambiamento della propria identità. A metà dell'anno scorso si è deciso di fare questo attraverso un comitato, cioè qualcosa che non fosse l'istituzione che governa, ma fossero rappresentanze delle varie dimensioni della città, dalla chiesa all'impresa, alle associazioni professionali, e il sindaco ha voluto che io presidessi questo comitato a titolo volontario, a titolo gratuito, come il comitato che è stato costituito a titolo volontario e gratuito, per aiutare a generare un percorso in cui si prendessimo coscienza di come va trattata questa materia, lo facessimo con le modalità con cui si fa nelle grandi città e nei grandi paesi al mondo, lavorassimo noi sull'aggiornamento di questa nostra situazione e preparassimo una trama di racconto per l'Expo. Detto tutto questo, a che punto siamo? Questo comitato ha lavorato l'anno scorso con entusiasmo, ha fatto un progetto. Questo progetto rendeva necessario non dipendere da come veniamo trattati dai ranking internazionali, ma lavorare noi in un modo aggiornato su questa materia, no? Fra l'altro Milano ha dei testimoni importanti, perché ha una stampa estera accreditata, un corpo consolare, ha migliaia di multinazionali. Insomma, non è difficile lavorare in maniera aggiornata, autonoma e scientifica per sapere qual è lo stato reale della nostra immagine e non dipendere da come i media un giorno ci dicano che siamo meravigliosi, un giorno che siamo un posto intransitabile, un giorno una città
splendida e un giorno una città insicura. Cioè, no, bisogna mettere un minimo di ordine scientifico, diciamo, in questa situazione. E anche sulla percezione esterna, siccome questi ranking sono altalenanti, più che sapere che siamo ventesimi o trentesimi o quarantesimi, ma è l'aspetto qualitativo, come veniamo percepiti, perché questa cosa è importante farla. Con pochi soldi si possono fare queste cose avendo un materiale adeguato. Purtroppo queste risorse non c'erano nel corso del 2012, il programma è stato spostato e ridotto al 2013 e nel 2013 il comitato è in capo all'assessore al marketing, turismo e commercio, l'assessore Franco D'Alfonso. C'è una dinamica interassessorile che lega queste cose. Purtroppo queste risorse, anche minime, anche necessarie, pare non esistere ancora per questo inizio di 2013. È chiaro che siamo di fronte ormai a tempi strettissimi. Noi dovevamo chiudere il 2013 con un buon risultato, padroneggiare il tema, avere chiarezza su come ci percepiamo, come veniamo percepiti, come veniamo mediatizzati e fare di questa cosa una traccia tematica per l'ultimo miglio, cioè il 2014, in cui si scrive il copione, come vogliamo raccontarci attraverso l'Expo. Noi non abbiamo ancora cominciato i lavori, il cantiere è fermo per mancanza di risorse. Ora, queste risorse forse potrebbero essere anche generate da un po' di disponibilità di certi soggetti esterni a cui si volesse dire che in fondo si sta facendo veramente una cosa per il bene comune e che si mette a disposizione per il futuro prestigio e per la futura possibilità di attrattività della città. Siamo in un momento di impasse. Io le assicurazioni che vengano dall'assessori competenti è di pazientare, che probabilmente una soluzione si può trovare. Certo, alcuni giornali hanno cominciato a sentire la mancanza di risultato. C'è stata una pagina di Repubblica che ha detto, su un tema così importante com'è, che non siamo ancora arrivati a un risultato. Noi stessi soffriamo un po' di questa situazione di impasse e mi auguro che la città faccia un colpo di reni e trovi le modalità per fare questa corsa necessaria, perché, ripeto, dalle Olimpiadi inglesi del 2012 ai mondiali e alle Olimpiadi che si preparano in Brasile, io sono stato in entrambi questi contesti, conosco la gente che ci lavora, ho colleganza con gli esperti che ci stanno lavorando. Il metodo è quello ed è un metodo rigoroso e importante, che produce una quantità di informazioni utili per governare una città. Bene, speriamo che questo tuo auspicio non cada nel vuoto e ci rivedremo quando finalmente ci potrai raccontare che cos'è il risultato di questo lavoro e qual è la percezione che all'estero hanno di Milano in attesa dell'Expo. Molto volentieri. Grazie.